The Italian talent show Amici, Sergio Silvestre. Napoli against Juventus, the Coppa Italia final 2020. Four changes to the Napoli side. David Ospina is suspended. Elsie Husay, Elyouf Elmas and Matteo Politano also started on Saturday in the second leg against Inter. In goals, Alex Moret plus Fabian Ruiz, Jose Callejon and Mario Rui. The whistle from Daniele Doveri. Listen to the press conference from Maurizio Sarri. Build up to the... That's another big factor as well. Ronaldo playing on the left wing, Mark. He was down the middle. He was kept quiet by Milan's defense last week. So I'm curious to see how the hex from the commentator, as it's clear. Centre back. What a luxury when you still have De Ligt and Bonucci out there, yeah, despite bad, missing huh? Chiellini to injury. He's had a lot of injury problems though. Juventus build up from the back, just as I say it. That's the problem though. The giveaway from Callejon, the good save. Excellent from Alex Moret. Still danger though. Douglas Costa. Benton. There's so much of the... Bentancourt, sliding in there was Koulibaly. Great challenge by the Senegal international. Ultimate day of action, and we've got every game live on the BT Sport app. The crucial games on BT Sport 2, 3 and ES. In that front three I mentioned earlier, Insigne scored twice in the 2014 final. Mertens now the club. Italia final, and their first since 2014 when they beat Fiorentina 3-1 in Rome. Mertens, Insigne, Goulam and Callejon all remain from that squad. Among those who've moved on since, Reina, Albiol, Jorginho, Alexandra. Cross blocked by Jose Callejon. His contract is up with Napoli in June. Seventh season now with Napoli, the man who's conceded this corner, which Paolo Dybala will take. Ronaldo aspetta l'arrivo di Bentancourt, che però colpisce malissimo e spedisce il pallone direttamente in curva, sempre giù Alex Sandro. Dybala sposta l'avversario, commette fallo secondo l'arbitro, calcio di punizione in favore del Napoli, è andato giù Mario Rui. Intanto Sarri ha mandato Di Lorenzo, pallone basso a cercare Politano, carica il sinistro, prova Politano, blocca a terra Buffon, prima occasione per Politano. Tiro velenoso perché con il mancino raso terra. Tocco centrale verso Cristiano Ronaldo, trattenuto irregolarmente da Koulibaly, si alza la bandierina del primo assistente del signor Paganessi. Calcio di punizione in favore della Juventus e allora di nuovo a saltare De Ligt e Bonucci nel tentativo di... Parte Dybala. Verso la porta, l'uscita di Meret, si salva con i pugni il portiere del Napoli. Fabian Ruiz in avanti cerca di mettere Di Lorenzo, in mezzo il velo di Politano, Milik, grande opportunità sul piede non preferito dal polacco, ma sprecato qui perché era all'altezza del dischetto del rigore, ha sparato altissimo, occasione per il Napoli. Cristiano Ronaldo, arriva veloce Alessandro, lo serve Ronaldo sulla corsa, deviazione, pallone in calcio d'angolo. Qui invece hanno sfruttato la tecnica molto bene sia Danilo nel passaggio di Cristiano Ronaldo. Politano cerca proprio Allani, il pallone dalla parte opposta, Insigne con il sinistro, non trova la porta da buona posizione. Guarda come attacca in Napoli, riesce a trovare profondità, poi arriva al cross e 3-4 uomini, primo tempo. Parte Politano, pallone sul secondo palo, il colpo di testa di Maximovic, Buffon si salva il palo, colpito dall'anno ancora Maximovic, occasione super per il Napoli che va vicinissimo al gol dell'1-0. Un altro palo, il cross, Koulibaly ancora di testa, pallone sul fondo, non è calcio d'angolo. Vanno tutti ma da Buffon, il Napoli Alberto, davvero ha sfiorato il gol della vittoria, ha colpito un altro... Sinceramente ha preso anche poca rincorsa, rigore da dimenticare. Traversa e
e gol, segna la Juventus il suo primo rigore. Segna Milik e come nel 2012 trionfa il Napoli.